Una fortezza fake. Vietato morire. 100 euro sull'arciere, dai! Punta il puntale e gioca insieme a noi. Altro che cani da tartufo, uce Stepney dalla bufo. Ah, tu sei Rob, che stupido nome. Allora, o qualcuno ha scorreggiato o qua c'è puzza di drago. Beh ragazzi, questo è Steppy e bentornati nel quinto episodio della serie di Minecraft della Rush vs il drago. Siamo sempre più vicini al ritrovamento del portale, almeno questo è quello che spero, visto che l'ultima volta ho scavato in miniera per ore e ore e non ho trovato un bel tubo di nulla, neanche un dungeon per sbaglio. E sono ancora qua perché vi ho aspettato fino alla fine, giustamente. Secondo i miei calcoli dovrebbe situarsi esattamente là. La sorta di dungeon della fortezza dell'end. Avevamo fatto un antro qui che ci riportava in superficie perché avevo bisogno di riprendere un po' di materiali e giustamente non li ho presi. Perché quando mai dico una cosa e poi la faccio? Mai! Ultimamente vi sarete sicuramente resi conto che il mio rapporto con Minecraft è un po' turbolento, per il semplice fatto che giocandoci meno ne porto anche meno sul canale. Però ragazzi, secondo me dovete stare solo tranquilli che presto magari torneranno anche i video della serie principale. Per il semplice motivo che sto passando appunto un momento in cui non mi va di giocare tantissimo a questo gioco, ma quando mi va appunto registro. Io semplicemente penso che non si debbano fare le cose per forza, per nessun motivo al mondo. Quindi quando le cose vengono spontanee vengono sicuramente meglio. E anzi, a proposito della serie principale, devo farvi, diciamo, degli update riguardo a quello che è il mio piano effettivo di conquista del mondo. Per esempio, proviamo a non morire da questo creeper, tanto per iniziare mi pare una bella idea. Pensavo di fare nei prossimi giorni una streaming sulla serie di Minecraft per spiegarvi un po' com'è la situazione e decidere insieme il da farsi. Fatemi sapere se vi piace come idea, si parla più o meno di metà di settimana prossima. Poi ovviamente vi darò gli aggiornamenti, seguitemi sui social network. E tu Davide morì. Quanti siete? Oh, basta. Ogni volta. Torniamo nella zona degli scavi. Per essere certi di non lasciarsi niente indietro, dovremmo guardare un po' da tutti i fianchi di questa montagna. Aspetto che la grigliata di pecora sia pronta e poi possiamo partire. Call on me, call on me, call on me. Ma io mi non serve a niente il granite. Sento degli zombie qua vicino. Io ora ti ammazzo e ti cucino. Sono qua, raga. Li sento a diritto per dritto. No way. Non vorrei cantare vittoria prima del momento giusto, però porca miseria, c'è qualcosa. No. Il mio piano sembra aver funzionato. Però un attimo, voglio prima esserne certo al 1000%. Sopra non c'è niente, perché magari è tipo un mezzo fake. È una fortezza fake. Non c'è niente sotto. Ok, magari si prosegue. Qua già diventa un pochino più interessante, perché sembrerebbe continuare. Ok, non è una falsa fortezza, forse una vera fortezza, ma non è detto che ci sia il portale. Anche se aver lanciato quella Ender Eye, averla vista tornare indietro verso questo punto e ora trovare questo può essere soltanto una enorme coincidenza? Non penso proprio, no? Vietato morire. Stiamo attenti, torcifichiamo tutta la zona. Silverfish! Io non ho neanche la spada di diamante. Lontano, lontano. Sì. Spiegatemi a cosa serviva questa porta qua. Ditemelo. No, 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 seriamente. Cos'è sto coso? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Da dove è che siamo arrivati da qua sotto? Bene. Proseguiamo perché ancora non ho trovato effettivamente niente. Cioè è solo una zona fatta a forma di fortezza con i materiali della fortezza, ma non c'è niente, ci sono solo porte che ti riportano alle stesse porte di prima. Ma che cazzo è? È un troll. Sono stato trollato dalla mappa stessa, guardate. È chiuso, non c'è nulla. Sali, qui scendi, torni qua, è il loop infinito. Io vi troverò e vi scaverò addosso. Bravi zombie che fate rumore, mi fate identificare le zone vuote. Ottimo così. Sento rumore di creeper e di scheletri. Due creeper. Due creeper. Qui esattamente qua sotto di me. Riesco a prenderlo? Sì, ci sono anche gli scheletri però. Che hanno picchiato il creeper. Morisce. E vai così. Jackpot. Non esplodere. No, 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 no.
Pessima idea, Step. Maremma maiala, ogni volta te ne viene una. Chissà come mai. Lasciami in pace. Ho un silverfish sotto ai piedi. Sì, è rimasto chiuso lì. Che culo. Come fa a prendermi? Non è divertente. Dov'è il mio portale? Stepney, non puoi mica avere tutto subito. Sì che posso. Sono due episodi che sto scavando in miniera. È una rush versus il drago. Te può avere tutto subito. Yeddy, ti sarà dato. Aia, freccia in faccia. Risolviamo i nostri problemi in primis. Dove sei, piccoletto? Via qua. Ammazzatevi. 100 euro sull'arciere, dai! No, volevo dire sullo zombie. Porca puttana, tieni i tuoi soldi. Vaffanculo, ladro. Oddio, the comeback is real. Non ci sto credendo. La guerra, ha preso me, a stronzo. Che cazzo picchi degli spettatori? Io ti massacro, io ammazzo tutti quanti. Vi ammazzo, stronzi. Non ci posso credere. Avete capito dove siamo? Il collegamento con quello dell'altra volta. È bellissima sta cosa. È tipo quando risolvi l'equazione a scuola, oppure chiedi al secchione di turno quanto ti tornasse il risultato di matematica, lui ti dice uguale al tuo. Si sale o si scende? Si sale. Beh, va benissimo. Perderò sicuramente la strada, ma alla fin fine l'importante è trovare il portale. Questa non l'ho messa io. Quando mai sono stato qua? Non ci sono mai ma pensa un po' a te. Secondo voi dobbiamo salire o pure no? Non riesco a capire dove dobbiamo andare, vi giuro. È la fortezza più strana che io abbia mai visto. Sono tutte stanze piene di mob che collegano alle stesse stanze piene di mob. Io non capisco veramente. Ho bisogno di scavare e di trovare cose. Finché non troviamo, che ne so, tipo la libreria, secondo me non siamo certi che ci sia il portale. Il problema è che io sento degli scheletri, non capisco dove sono, ma li sento. No raga, no, non fate scherzi, non fate scherzi. Il gioco è bello quando dura poco, chiaro? L'unico punto dove non ho scavato è sotto di me, quindi o è sotto oppure sto impazzendo. Vediamo un attimo di fare mente locale della situazione. Da dove cavolo siamo arrivati? Qui continuano ad arrivare creeper, ma è una flotta. Questa scala dovrà portare un po' da qualche parte, no? Tutti gli anni di parkour, a cosa sono serviti se non a saltare da qui a lì? Vai! Bravo. No, non ci credo. Oh mio Dio. Pam 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 pam. Non è che posso cantare all'infinito. Vuoi uscire sto portale o no? In ogni caso è la strada giusta, perché stiamo andando avanti. Anche se qua di giusto c'è solo una prigione chiusa, la super mega fortezza dell'End. In prigione chi caspita c'è? L'ossigeno. Woo! Allora i sub cosa sono, eh? Degli sceriffi del mare? L'unica è che sia di qua, ragazzi. Non so che dirvi. O è da questo lato o pure non lo so. Ho trovato la libreria. Questo potrebbe essere un buon segno. Protection 3, power 4. Minchia, questo lo buttiamo subito su un arco. Ho trovato un botto di fogliolini e anche una bussola. La bussola secondo voi punta al nord o punta al puntale? Il puntale, il portale. Che cazzo è? Un albero di Natale. Punta al puntale e gioca insieme a noi. Potrebbe essere interessante la situazione in cui trasformo questa libreria nella mia libreria, quella dove posso potenziare le cose. Se la fortezza dell'End è questa qui sul serio, noi prendiamo il controllo, la prendo in affitto e poi la subaffittiamo a Tudor. Dove ci stai portando? Qua ci sono delle torce, ma non le ho messe io. Guardate dove cavolo siamo. L'abbiamo trovato, raga. Sì, cazzo, con una sola chiave inserita. Ma sì, cavolo, sì! Ancora una volta accanto a casa. Tutto questo non ha senso. È una stanza buia e vuota. Occhio che però qua stanno nascendo un bordello di silverfish. Io vi dico una cosa seriamente, eh. Fanculo lo spawn di silverfish che si levi dalle palle. Adesso, visto che abbiamo trovato effettivamente il portale, il prossimo passaggio è quello di trovare degli enderman, stavo per dire. Ma buoni, dobbiamo ammazzarlo. Lo sai che i papaveri sono alti. Ti spacco la faccina, ti mangio la mammina. Non mi ha dato nulla. Le probabilità che un enderman si riteletrasporti qua sotto da solo sono molto basse. Intanto io proporrei di salire in superficie. Facciamo il punto della situazione. Capisco dove sono di preciso. Era così vicino a terra? Siamo sicuri? Ecco perché l'enderman è arrivato da me in un secondo. Perché sta piovendo. No, guardate!
E dove avevo detto io? No, no, buttati nel buco, via, 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 giù, 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 giù. Abbiamo appurato che siamo dove dicevo io. Un buon piano potrebbe essere quello di creare un portale del Nether a fianco al portale dell'End. Tanto è sicuramente un altro chunk. Vai che c'è anche un pezzo di selce qui, è un segno del destino. There is just one problem, che c'ha 6 pezzi di lava e me ne servono 10. E poi pensandoci bene, perché sto facendo questo? Io in realtà ho un piccone di diamante, potrei spaccarla l'ossidiana e metterla dove voglio. Mi pare probabilmente la scelta migliore, sai? Sento la lava, la sento molto vicina, qui c'è della gravel, quindi non dovremmo essere tanto lontani. Altro che cani da tartufo, qui c'è Stepney dalla bufo. Jackpot! L'acqua ricoprì completamente la cascata di lava che riempiva la stanza. D'un tratto gli dei fornirono ossidiana infinita al piccolo Stepney. Gli dei, attenzione, la Mojang! Che più maschile Mojang! Ah, tu sei Rob, che stupido nome. Lo sentite, raga? È l'odore della vittoria. Oltre alla puzza di drago, ovviamente. Take the ossidiana e accendi il portale. Damo fuoco al maiale. Sarà molto divertente. Dobbiamo darci da fare. 1, 2, 3 e 4. Stepney disse fuoco. E fuoco fu. Boom. Ora vediamo un po' dove ci porta questa roba. Interessante. Quindi significa che se io adesso ci rimonto, non mi riporti a casa, mi riporti all'altro portale, quello a fianco al portale del letto. No! Cioè, non lo so se essere felice o contento. In realtà mi ha riportato a casa, quello che volevo io. Unico problema è che non mi sono segnato le coordinate del portale. Sono estremamente un coglione. Però c'ho le Blaze Rod e questa cosa è bella e buona e giusta. Cari amici, questo episodio della Rush vs il Drago termina qua. Io spero che vi sia piaciuto. Portale trovato, manca sempre meno alla sfida finale. Mi raccomando, spolliciate, commentate, condivise, che cosa che canale. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua da sempre è tutto. Quel momento in cui pensavi ci fosse una scena finale e invece non c'è. Guarda un po', e quello che sto facendo adesso non è una scena finale. È inutile che mi dici, lo stai facendo, Step. No, non c'è una scena finale. Va bene, è una scena finale. Ciao.